Il Chieti ha iniziato il suo ritiro estivo a Manopello con la chiara intenzione di migliorare il percorso intrapreso lo scorso anno. Con l'avvento di Mister Chianese, i neroverdi sono nettamente cresciuti, ma ora la piazza, per storia e blasone, non vuole accontentarsi e i nuovi arrivati lo hanno già capito. Si comincia a correre sotto un caldo bollente, ma questo te lo potevi aspettare. Sì, questo qui ce lo potevamo aspettare, finalmente è arrivato quel giorno, il giorno dell'inizio, quello che aspettavamo tutti quanti. Siamo carichissimi, nonostante le temperature veramente, veramente alte, ma siamo carichi perché sappiamo che questo lavoro poi ce lo ritroveremo durante la stagione. Lo chiederò anche a Mister Chianese, sotto l'aspetto tecnico questa squadra è cresciuta tantissimo, non me ne vogliano gli altri, quelli dell'anno scorso, però già si vede un'impronta diversa, soprattutto un tasso tecnico elevato. Sì, è vero, la squadra dimostra tanta qualità già dai primi allenamenti, dal primo ritrovo e sicuramente sono giocatori che hanno una carriera alle spalle importante, ma questo non basta perché il passato è passato e dobbiamo dimostrare sul campo giorno dopo giorno, lavorando, quello che sappiamo fare e trasformarlo la domenica. La domanda è scontata, cosa possiamo promettere ai tifosi neroverdi? Quello che possiamo promettere è il massimo impegno, il massimo rispetto della maglia, della società e sicuramente ci toglieremo delle grandi soddisfazioni. La crescita per l'allenatore salernitano passa soprattutto attraverso la maturazione mentale, fino ad arrivare alle gambe e alla tecnica. E io l'anno scorso sono partito con 4-3, poi sono passato a 3-5-2, ma durante l'anno ho cambiato e ho modificato diverse volte i moduli di gioco. Ma sono dell'idea che al di là del sistema di gioco che tu vai ad adottare in funzione anche della partita, della Certo. squadra che hai di fronte, ma quando hai giocatori di qualità puoi variare e poi i giocatori ti fanno la differenza a prescindere. E io ho dei giocatori di, come detto anche ieri e anche oggi già si è visto nel primo allenamento, giocatori di assoluto valore. Noi partiamo da una squadra quasi nuova, ne sono cambiati tanti, quindi in primis creare il gruppo, perché al di là della, come dicevo prima, della qualità del calciatore, ma se non hai un gruppo solido dove anche il compagno lotta a prescindere del suo, dell'ego, ma anche per il compagno, non va da nessuna parte. Quindi l'aspetto di gruppo è fondamentale. La qualità che hai è indubbia, l'ho detto già prima, ma in questi campionati purtroppo il calcio è cambiato e se non hai la gamba e non hai la condizione fisica ottimale si fa fatica perché di contro trovi squadre organizzate, giocatori importanti che ti mettono in difficoltà. Quindi quando hai la qualità, hai la condizione fisica messa bene, hai la condizione psicologica in certo modo, allora ecco, io quindi cercherò in primis di lavorare su un discorso psicologico perché è fondamentale.